un giorno, tempo fa, brutto. Oh no, cavolo, il cane sul letto, non devi dormire qua. Sentirà la pioggia scendere e allora è salito qui. Non si può, mannaggia. Allora, che tempo fa oggi? Aspettate, mi metto i pantaloni e arrivo, vi racconto due cose. Rimanete lì, eh. Dai, blusa, scendi. Adesso facciamo la pappa. Blusa. Dai. Lo so che mi senti, metti che fai finta di non sentirmi. Sì, parlo a te, dai. Giù. Io ero venuta per raccontarvi delle cose e invece, praticamente è da quando è? Da quando sono arrivata qua, che non fa altro che piovere, piovere, piovere. Piove, tutto bagnato. Adesso piove. La stanno rifacendo la piazza, finalmente. Il mare è calmo, invece ieri era burrascoso, però piove ed è tutto chiuso. Ma forse è chiuso anche perché è primo maggio. Intanto buona festa a tutti i lavoratori. Eh sì, le altre volte vi ho raccontato qualcosa di diverso il primo maggio, però oggi è così. E in più sono qui perché devo fare dei lavori, dovrebbero cambiarmi la doccia. Ah, intanto i pantaloni forse è meglio che li metto anche dentro, se no possono rimanere umidi. Voglio farvi vedere. Sono qui perché vorrei cambiare la doccia di vetro, perché adesso c'è la tenda e non va bene la tenda, non mi piace. Cioè, nel senso che va bene, però non mi piace tantissimo. E quindi vorrei mettere la porta a vetro scorrevole. Intanto qui ci ha preso di tutto con la pioggia, insomma. Però sono già venuti una volta. Hanno tolto il vetro, hanno sbagliato le misure, me l'hanno rimesso. Adesso dovrebbero tornare per sia togliere il vetro, quindi mettermi porta e vetro nuovo, e poi vorrei fare anche la doccia qua, perché è troppo alta e comunque vorrei rifarla tutta uguale. Farla un po' più moderna, via, visto che abbiamo rifatto tutto il bagno, mi sembrava bello rifare anche la doccia tutta moderna, magari. Quei piatti unici, giganti. Vabbè, quindi vi aspetto e nel frattempo speravo appunto, come vi dicevo, di andare a raccontarvi qualcosa di carino e invece con la pioggia, insomma, non è che si possono fare grandi cose. Vedremo nei prossimi giorni, anche se in realtà non ho più tutto questo tempo da rimanere qua. Nel frattempo, però, sono riuscita anche a fare un viaggetto ad Amsterdam. Eh beh, sì, sono sempre in giro, lo so, ma ce lo diciamo spesso. Gli amici di Patreon lo sanno già e quindi condividerò con voi anche questo viaggetto che ho fatto ad Amsterdam e lì almeno potrò farvi vedere qualcosina di nuovo che non vi avevo ancora raccontato. E oggi quindi che si fa, visto che piove? IKEA! Facciamo un giro all'IKEA e andiamo a comprare qualcosina da cambiare nella casina. Che mi piace sempre tanto andare all'IKEA. Va bene, mi preparo e vado. Ciao a tutti, un bacio, alla prossima e non perdetevi l'appuntamento che è con Amsterdam. Ciao! Ciao Patreon, come state? Io ancora in Francia, ancora pioggia, ancora diluvio e pioverà ancora per un po' di giorni, ma mentre do da bere a Busbaldo, che poverino, non è potuto entrare in negozio,
Ebbene, siamo andati all'IKEA a fare un po' di spesa perché abbiamo dovuto rinnovare un po' di cose, dall'asciugamani a qualcosa per la cucina, insomma, quindi abbiamo fatto l'acquisto grosso. Pensavo di aver speso di più, in realtà devo dire la verità, ho speso il giusto, ma non troppo, ma non potevo non prendere un regalino a Blusbaldo che era stato tranquillo in macchina. Così, eccoci, Blusbaldo, guarda. E tutto il tuo regalino ti piace? Bello, bellissimo, ci piace, il dinosauro ci piace. Pensavo che non essendo proprio rosa rosa non gli piacesse, c'era il maiale, ma abbiamo cambiato anche un po' disegno e no, l'ha buttato già per terra. Non gli piace, vabbè. Ma Blusbaldo, era così carino questo gioco, io che pensavo che niente. Niente, vabbè, non gli piaceva. Io pensavo che cambiando non maialino ma dinosauro potesse piacergli, invece niente. Anzi, si è già anche sistemato. Di solito non vuole mai entrare in macchina, ma secondo me è talmente stanco che non c'ha voglia di muoversi. Vabbè, però dovremmo farlo scendere perché tutta quella roba la devo caricare in qualche modo, quindi devo far spazio. Per cui, Gusby, dobbiamo scendere. Ti lascio il tuo, guarda, ecco, il tuo amichetto lì, così, va bene? Basta? Ok. Niente che dire, domani 1º maggio, festa dei lavoratori. Non so bene ancora come, dove, cosa, quando e perché, ma faremo sicuramente qualcosa insieme. Intanto vi saluto, vi mando un bacio, faccio che caricare tutto e poi vado a casa a sistemare un po' l'appartamento. Un bacio, statemi bene, in forma.